Ciao a tutti, oggi impariamo insieme a leggere il greco moderno. È molto molto semplice, dato che quasi tutti i suoni in greco esistono anche in italiano, tranne forse due lettere. Scusatemi in anticipo se a volte mi esprimo un pochino male in italiano, ma è perché non sono italiana. Quindi ditemi quando sbaglio. Allora, per prima cosa vi dirò come si pronuncia ogni lettera e normalmente alla fine del video sarete in grado di leggere le parole scritte qui. Quindi iniziamo. Come ho detto, l'alfabeto greco non presenta alcuna difficoltà per gli italiani. Guardate. Potete già riconoscere le lettere, per esempio questa lettera, questa, eccetera. Ma questo è normale, visto che l'alfabeto latino deriva dall'alfabeto greco. Dovete sapere che io non chiamo le lettere per nome, in generale le chiamo per il modo in cui vengono pronunciate e farò la stessa cosa in questo video. Visto che secondo me così è più veloce e chiaro. Le uniche lettere che chiamerò per nome sono quelle che non hanno un equivalente italiano. Quindi, questa lettera alfa naturalmente si pronuncia A. Questa lettera non si pronuncia B. Si pronuncia V, è l'equivalente della nostra V. Si pronuncia V come nella parola Valentino. Poi questa lettera, gamma, è molto particolare. Allora, si pronuncia Y come nella parola inglese yes, quando si trova davanti ai suoni I oppure E. Però negli altri casi si pronuncia R. E questo suono si trova tra il suono G, come nella parola italiana gola, e il suono R, cioè la R francese, R così. Poi questa lettera delta si pronuncia V, come nella parola inglese then. Questa lettera E, questa Z, Z, questa lettera I. Questa lettera si pronuncia th come nella parola inglese think. Questa lettera I esattamente come questa. Poi ka. Questa lettera è l'equivalente della L. Questa della M e questa che esteticamente è molto simile alla nostra V, in realtà è l'equivalente della N. Poi questa lettera molto strana si pronuncia X, questa naturalmente U, questa P si pronuncia naturalmente P, questa lettera che esteticamente è molto simile alla nostra P, viene pronunciata R, è l'equivalente della R italiana. Poi questa lettera è l'equivalente della S e dovete sapere che quando questa lettera si trova alla fine di una parola diventa così. Poi T, questa si pronuncia I esattamente come questa lettera e questa lettera. Questa lettera è l'equivalente della F. Questa lettera è molto particolare, si chiama XI, perché si pronuncia XI, come nella parola spagnola México, quando si trova davanti al suono E oppure I, e negli altri casi si pronuncia X, come nella parola Juan. Poi questa lettera PS e questa lettera O, e questa lettera naturalmente si chiama omega.
Ora dovete sapere che ci sono combinazioni vocaliche e consonantiche in greco. Cosa significa? Significa che quando certe lettere o consonanti si trovano accanto, formano un altro suono. In questo video ne impariamo alcuni. Quindi, quando vedete questa combinazione, queste due lettere insieme vengono pronunciate e. Poi, quando vedete queste tre combinazioni di lettere, vengono pronunciate i. Quindi, vedete che in greco ci sono tantissimi modi per scrivere il suono i, cioè queste combinazioni, scusatemi, e poi questa lettera e questa lettera. Ok. Adesso leggiamo le parole. Allora, o, poi a, questa lettera è l'equivalente della n, questa lettera si pronuncia th, quindi o as, poi questa lettera è l'equivalente della r, o, p, o e questa lettera è il sigma, e questa lettera si chiama così, quando si trova alla fine di una parola. Quindi c'è scritto o anthropos, che significa naturalmente l'uomo. Però dovete sapere che in greco moderno, l'accento tonico è indicato direttamente sulle parole. Su questa parola vedete che l'accento tonico si trova qui, sulla A. Quindi questa parola si pronuncia o anthropos. Poi questa lettera si pronuncia I, ka, a, questa lettera è l'equivalente del R, questa lettera delta si pronuncia Z, I, a, quindi I, cardia. Che significa naturalmente il cuore. Poi TU, TU, questa lettera è il sigma, e questa lettera che è l'equivalente della S, omega, che si pronuncia U, questa lettera è l'equivalente della M, A, quindi TU SOMMA. Che significa il corpo. Poi I, questa lettera ancora che è l'equivalente della M, questa lettera si pronuncia I, T, I, quindi I miti, che significa il naso. Poi I, A, P, O, K, A, quindi I apoca, poi questa lettera è l'equivalente della R, I, questa lettera si pronuncia ps, I, quindi I apocalipsi, che significa la rivelazione in realtà. Poi TU, T, questa lettera è l'equivalente della L, TUTILE, F, O, N, O, quindi tuo telefono, che significa naturalmente il telefono. Poi tuo P, R, O, I, e vedete che l'accento tonico si trova sulla I, quindi tuo pro I, che significa la mattina. Poi tuo P, e adesso vedete scusatemi. Quindi quando vedete queste due lettere insieme, alfa e iota, si pronunciano E, quindi to, pe, the, i, to, pe, di. Queste due lettere anche sono una combinazione, che si pronuncia i. Quindi to per i, i, n, ancora questa combinazione che si pronuncia e, quindi to per i, ine,
M-I-K-R-O-W-I-N, micro. Il bambino è piccolo. Poi questa lettera Z, E, N, quindi Zen, questa lettera si pronuncia S, E, L, O, Zencello, che significa non voglio, e poi E, N, A, Ena, M, questa lettera si pronuncia I, L, O, Ena, Milo, che, perché qui c'è una combinazione, quindi che, Ena, P-O-R, Portogalli, Ena Milo, che Ena Portogalli, una mela e un'arancia. E adesso è finito il video, spero sia stato utile e vi auguro una buona giornata.